Benvenuti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante: nei documenti di videoscrittura, come si fa a inserire uno sfondo diverso per ogni pagina. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, ma l'argomento è lo stesso praticamente anche in Microsoft Word dal punto di vista concettuale. Noi abbiamo questi tre sfondi, uno è rosso, uno è verde, uno è blu, e noi vogliamo diverse pagine che abbiano diversi sfondi. Vediamo, noi apriamo immediatamente il nostro documento. Bisogna utilizzare la barra laterale dove c'è il settore degli stili. Se non l'avete visualizzato nel vostro LibreOffice, bisogna andare nel tab Visualizza e poi vedete c'è il tastone barra laterale. Vedete che compare subito e noi selezioniamo subito il settore stili. Quello che bisogna fare in questo caso è avere un pochino di programmazione, cioè bisogna programmare questa attività prima. Che cosa significa? Se noi, per esempio, vogliamo 3-4 sfondi diversi, noi dobbiamo in pratica costruirli prima. Allora li dobbiamo creare da zero. Allora vediamo che ci sono tutti questi, vedete, stili di carattere, di pagina. Noi abbiamo bisogno di creare degli stili di pagina differenti, quindi non solo nella barra laterale andare nel settore stili, ma all'interno del settore stili andare nel sottosettore stili di pagina. Allora le creiamo subito, facciamo tasto destro, nuovo. Gli diamo anche un numero così vengono elencati in cima. Lo chiamiamo, il primo lo chiamiamo 1 rosso, d'accordo? Ci avrà uno sfondo rosso. Se facciamo tab, vedete, ci dice lo stile successivo sarà ugualmente il rosso. Poi la pagina noi la vogliamo orizzontale e vogliamo un bordo di pagina che sia piccolo di 1 cm. Andiamo immediatamente nel tab area e in immagine noi facciamo. Subito gli diciamo qual è il tipo di sfondo che vogliamo, per esempio rosso, allora ci mettiamo red, d'accordo? E lui lo richiama red, mi sta bene così. E facciamo non mosaico, ma esteso. A questo punto noi abbiamo creato, se facciamo ok, vedete che qui abbiamo creato uno stile nuovo che si chiama rosso. Quindi noi dobbiamo progettare prima questo documento perché altrimenti non viene. Se vogliamo uno sfondo differente per ogni pagina, bisogna progettarlo prima. Facciamo nuovamente, guardate, nuovo. Noi un altro stile di pagina lo chiamiamo il 2 e lo chiamiamo verde, d'accordo? Con il tab ti dà subito lo stile successivo verde. La pagina facciamo orizzontale sempre con i bordi da 1 cm, sto facendo 1 cm tab. Andiamo nel tab area, immagine e lo andiamo a scegliere aggiungi in porta e gli diciamo il verde. Vedete, apri, l'abbiamo chiamato verde, lui lo chiama green, mi sta bene. E gli diciamo non mosaico ma esteso. Ok, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente creato due stili di pagina, uno con lo sfondo rosso in orizzontale, uno con lo sfondo verde, dove all'interno della barra laterale, dentro il settore stili, sottosettore stili di pagina. Facciamo subito il terzo per capire come si fa. Subito tasto destro, nuovo. E adesso questo stile lo chiameremo col numero 3 perché così ci si elenca in cima, Lo chiamiamo blu. Facciamo tab, lui dice blu, come sempre la pagina noi la vogliamo orizzontale, in questo caso 1 cm per bordo con il tab, nuovamente area, molto semplice, immagine, aggiungo importa immagine e gli diciamo il blu, vedete, lui lo chiama blu e noi non lo mettiamo mosaico ma lo mettiamo esteso. Ok, allora a questo punto sembra che non abbiamo fatto niente, perché? Perché noi abbiamo creato questi tre stili di pagina, rosso, verde e blu. Ma non è applicato da nessuna parte. Come si fa? Si invade semplicemente la prima pagina e poi si doppio clicca, mi raccomando, in questa barra e si assegna. Vedete, immediatamente praticamente diventa la pagina come volevate voi, perché noi doppio cliccando abbiamo inserito, lo vediamo da qua, vedete lo stile di pagina rosso. A questo punto, semplicemente, se noi andiamo nel tab layout, possiamo fare interruzione manuale. Lui ci dice interruzione di pagina, ma che tipo di pagina vuoi mettere? Ecco che noi ritroviamo, no? I nostri stili. Guarda, la pagina seguente noi vogliamo quella verde. Ok, ed ecco che è stata creata immediatamente la pagina verde. Invadiamo nuovamente qua e facciamo nuovamente interruzione manuale, ma di che cosa? Della pagina quella blu. E così via. E vedete che automaticamente sono stati creati tre documenti, praticamente tre sezioni diverse all'interno dello stesso documento che hanno tre sfondi diversi. A questo punto, se io questa sezione che ha lo sfondo rosso voglio che sia costituita da più pagine, è sufficiente fare semplicemente interruzione di pagina, non manuale. È un pochino strana questa cosa. Però
Perché se faccio la manuale gli posso indicare altri sfondi, se invece faccio quella così automatica, qui forse si poteva fare interruzione di pagina, no? Automatica o manuale. Comunque, se io clicco, vedete, me ne fa due rosse. Se io invece clicco all'interno di quello verde, me ne fa due verde. Se io clicco all'interno di quello blu, me ne fa due blu. Quindi allora, rivediamo quello che cosa abbiamo fatto. Ci vuole un pochino di programmazione, cioè se noi vogliamo fare uno sfondo per ogni pagina bisogna creare prima lo stile di pagina. Vediamo subito dove sta perché altrimenti ve la tolgo, non si capisce. Se noi abbiamo un LibreOffice che non ha la barra laterale, bisogna andare nel tab Visualizza, cliccare barra laterale e poi all'interno del settore stili c'è il sottosettore stile di pagina. Mi raccomando, è molto complesso questo, ci sono tanti stili. Noi stiamo affrontando l'argomento stile di pagina perché? Perché lo sfondo di una pagina è collegato allo stile di pagina. Con tasto destro e la voce nuovo si crea lo stile che praticamente può avere questa caratteristica di avere la pagina orizzontale, verticale o di avere uno sfondo con un'immagine, con una sfumatura. Quando io l'ho creato un pochino per programmazione e me lo trovo qui a destra, elencato così, è sufficiente invadere una pagina bianca, doppio cliccarlo e io assegnerò quel tipo di stile, vedete? Qui nel piedi pagina mi dice che lo stile è il 3, è il blu. Se io salgo e vado nel verde mi dice che è il verde, se io salgo e vado nel rosso mi dice che è il rosso. A quel punto, quando io prima ho creato degli stili di pagina, poi l'ho assegnata ad una pagina bianca, all'interno del tab layout, del menu layout, io ho l'interruzione manuale che mi consente di selezionare i seguenti stili con i relativi colori e differenti sfondi, oppure ho l'interruzione di pagina, quella normale, che mi consente di avere più pagine all'interno dello stesso colore. D'accordo? Quindi bisogna capire la differenza che c'è fra questa voce e l'interruzione di pagina, diciamo questa qua è quella semplice. Ci crea più pagine rosse se noi siamo nello stile di pagina rosso, mentre l'interruzione manuale è quello che ci consente di iniziare una parte del documento con uno stile di pagina differente, per esempio con uno sfondo differente. Bene, il video di oggi finisce qui, spero non sia stato troppo complicato, se lo è lo riguardate più volte, grazie di averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.